Stava scaricando davanti alla sua abitazione di via Martiri Lunatesi a Capannori, proprio dietro al comune della Legna, da un rimorchio della sua auto, una Fiat Grande Punto grigia, quando un'ape, un Piaggio Porter della Soeco, azienda che fa raccolta di rifiuti per conto di Ascit, è piombata frontalmente contro la sua vettura. Un urto violento e il rimorchio a MG, 42 anni, gli si è rovesciato addosso. L'uomo, che intenta svolgere il suo lavoro, non ha avuto il tempo di vedere, quindi spostarsi, quel mezzo che viaggiava nella carreggiata opposta, perdere il controllo e invadere la corsia di marcia in cui era parcheggiata la sua auto, è stato sbalzato a terra e travolto dal legname. Per lui un forte trauma cranico. I soccorsi giunti sul posto hanno infatti optato per un trasferimento immediato dell'uomo all'ospedale Cesanello con l'elicottero Pegaso. Ferito anche il conducente dell'APE FN di 35 anni, rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'operaio, che ha invaso la corsia opposta, forse perché colto da malore mentre era alla guida, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Campo di Marte di Lucca, ma le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione sanitari. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Capannori.